intenzione di incentivare le denunce perché sono ancora troppe poche le persone che hanno il coraggio di farlo? Assolutamente sì, e soprattutto è poco conosciuto anche il percorso e gli strumenti che lo Stato mette a disposizione per venire fuori da momenti di difficoltà come quelli del racket dell'usura. E quindi diciamo, si somma la mancata conoscenza degli strumenti e quindi della possibilità di ottenere risorse per venire fuori da momenti di difficoltà, si aggiunge naturalmente poi la paura, la preoccupazione, il disagio, soprattutto nei casi di usura, la vergogna, e tutto questo dobbiamo superarlo perché la situazione rende necessario un salto di qualità, secondo me, su questi temi. Il recente rapporto della DIA ha messo in evidenza che la provincia di Salerno resta uno dei territori dove il fenomeno è fortemente attivo, e in più siamo proprio il giorno dopo ad un ennesimo attentato che ha riguardato la città di Nocera Inferiore, con le istituzioni a partire dal sindaco che si ribellano e chiedono la risposta dello Stato. Qual è la risposta dell'assessore regionale alla sicurezza? Che saremo a Nocera martedì, ci saremo col procuratore della Repubblica, naturalmente però non è che... Voglio dire, noi possiamo risolvere i problemi delle persone che non trovano il coraggio, la voglia o anche la fiducia nelle istituzioni. Noi cerchiamo naturalmente di ispirarla alla fiducia nelle istituzioni, di far conoscere le possibilità che ci sono e che ci sono e sono tante, e naturalmente poi le forze di polizia fanno la loro parte. Però ci vuole un po' di responsabilità anche della comunità civile, un po' di coraggio, insomma, e non tirarsi indietro. Invece le risorse sono lì e molto spesso non vengono nemmeno richieste, proprio perché in un meccanismo nel quale evidentemente ci si nasconde o si teme o ci si vergogna o non si conoscono le possibilità che ci sono.